Thank you. No, scusami, mi sembrava fossi questo attacco. Aspetta, ma sei tu? Sei DJ_GIOCO? Io? Sai dove siamo? No, io. Ma tu chi sei? Non mi riconosci? Sono RICKYTREVOR. L'avatar è diverso ma la skin è la stessa. RICKYTREVOR? Ma dove siamo? Non lo so. Non muovetevi! Non muovetevi, o vi faccio saltare la testa. Chi? Tu sei The Queen Alice. Eh? Conosco il mio nome, straniero. Quello che non conosco è la tua faccia. Sono di un gioco, abbiamo combattuto un sacco di battaglie reali in squadra. Ah certo, dai, che film la riconosci? Silenzio! Non so che pensate o che posto sia questo, ma statemi fuori dai piedi, inteso? Aspetta! Insieme possiamo capire dove siamo. DJ, abbiamo compagnia. Guarda, guarda, io vi conosco. Davvero? Guardali bene, sono DJ_GIOCO e RICKYTREVOR. La mission forse è quella laggiù, non è The Queen Alice. Comincio a capirci qualcosa. Pure io. Voi chi siete? Non è ovvio, siamo giocatori, come voi. E se siete qui con noi, significa che siete anche bravi. Volete smetterla con gli indovinelli? State facendo venire il mal di testa. Siamo su Fortnite, signori. Non chiedetemi come, ma qualcosa ci ha fatto entrare nel gioco. Già, qualcosa. O qualcuno. Ma è impossibile. Eppure siamo qua, principessa. Quindi vederti in contegno e iniziare a piangere. Non parlare così. Oh, che sicurezza! E questo chi è? Captain America? Perché a me quello sembra proprio in ordine. Ok, Distructor, basta così. Siamo tutti nella stessa barca e ci conviene collaborare se vogliamo uscire dai guai. Posso consigliare di demolire l'abbandono delle nostre armi in segno di buona fede? Cosa? Dice di lasciare le armi. Ma neanche per idea. Ok, lasciamoci tutti, ok? Nessuno lascerà le armi a nessuno. Puoi giurarci. Però sarebbe come dire... Indice di buona fede se entrambe le parti poggiassero fucili a terra per fare il punto della situazione, giusto? Andiamo, solo per qualche minuto. Ehi, John Silver, sto parlando anche con te. Io non so chi voi siate, non so dove siamo e non sono alleata di nessuno, ma di una cosa ne sono certa. Quando il mio fucile tocca la terra lo farà cadere dalle fredde dita del mio cadavere. E quel giorno non è oggi. Beh, peccato. È posto. No! Che spettacolo fantastico, forse non mi crederete ragazzi, ma vi invidio davvero. Tu chi sei? Calmati DJ_GIOCO, se alzi tanto la voce finirai col farti venire un infarto. Sono il burattinaio, amici miei, sono il regista, potete chiamarmi HACKER. HACKER o è il tuo nome? Una domanda molto intelligente, non mi aspettavo di meno da un cervellone come te, Kid. Ad ogni modo... non è importante sapere chi sono io, quanto più chi siete voi. Voi siete i migliori giocatori di Fortnite del mondo! Molti di voi si sono già conosciuti, altri lo faranno presto. Siete la creme della creme di questo videogioco. Siete i signori indiscussi della Battle Royale. Nessuno ha più vittorie di voi, siete il meglio sulla piazza. Cosa vuoi da noi? Quello che vogliono tutti, Sefiro. Voglio che vi annientate, vi facciate la guerra. Voglio sapere che è il migliore giocatore di Fortnite del mondo, ma voglio che lo facciate consapevoli di ciò che rischiate. Qui non si tratta di muovere i costrutti di byte in una virtuale versione della vostra vita. Non siete più seduti comodamente nell'ombra rassicurante della vostra cameretta. Non c'è vostra madre che vi prepara la merenda al piano di sotto, soprattutto non c'è un dopo. No per i perdenti almeno. Vuoi dire che... se moriamo nel gioco moriamo anche nella vita reale, eh? Esatto, dici Trevor, e pensare che mi avevano detto che tu eri quello lento. Cosa? Chi l'ha detto? Il divertimento è proprio quello, amici miei. Uno solo di voi tornerà a casa, il vincitore. Gli altri sono solo personaggi, pupazzi senza importanza. Dimostratemi chi è il migliore e io lo ricompenserò con il più prezioso di doni, la libertà. Chi sei tu? La mia storia, Infinity Distructor 3993, è lunga e noiosa. Ti basti sapere che ero come voi un tempo, un giocatore, ma ero anche un genio, un hacker appunto. Non mi bastava tenere in mano un controller o un tablet, io volevo marcare i confini virtuali del gioco, volevo avere la sensazione di tenere tra le mani un fucile e di sparare ai miei nemici. Per questo ho creato l'Updator, l'aggiornamento definitivo. Collegato al dispositivo di gioco, l'Updator permette al giocatore di entrare fisicamente nel gioco e di affrontare i suoi nemici dal vivo. Purtroppo qualcosa andò storto e non riuscii più ad andarmene. Ho vissuto per 3 anni in questo mondo, 3 anni in cui giocatori come voi hanno cercato di uccidermi, non sapendo che eliminandomi qui mi avrebbero eliminato anche dal nostro mondo. Fortunatamente, seppur lontano da casa, ero sempre un genio e col tempo imparai ad ambientarmi. Ora sono il signore in discorso di Fortnite! Sono l'unico in grado di non soccombere alla tempesta e sono pieno di V-Buck! Quindi sono ricco e potente! Non ho più ragione per volermene andare, qui io sono il re, mentre di là sono solo un uomo. E gli amici? Come? No, dico gli amici, c'erano gli amici? Amici, forse non ho sentito bene PSYCHO DRAKE. Io qui sono ricco, potente e immortale! A cosa mi servono gli amici? Beh, tutti hanno bisogno di amici. Mia mamma dice sempre che... Silenzio! Non voglio ascoltarti! In realtà non dovreste neanche parlare. Siete qui per combattere, quindi combattete! Sono il migliore per me la casa. E la Battle Royale definitiva abbia inizio! Mi pare ovvio. Nessuno ammazzerà nessuno. Non so chi tu sia, ragazza, ma forse non hai sentito il discorso del tizio nel cielo. Ha detto che dobbiamo ammazzarci se vogliamo avere una speranza di tornare a casa. Ho sentito perfettamente e lo faremo, ma non adesso e non così. Ci allontaneremo, ci separeremo e ci combatteremo sportivamente. Sportivamente? L'hai capito o no che questa è una royale? Qui l'unica regola è vincere! Già, come su Fortnite, per questo agiremo da prassi. Immagineremo di essere stati lanciati dall'Underbass in punti diversi e solo allora cominceremo a combatterci. È il minimo che si possa fare per rendere la cosa meno squallida di quel che è. Ha ragione! Qui ci sta! Anch'io? Anch'io? Ok, allora è deciso, lo faremo nel modo giusto, ma quando ci rivedremo non ci saranno alleati. Ehi Alice, volevo solo ringraziarti per prima. Ora mi sei salvato? Beh, sì, insomma, grazie. Ehi amico, mettiamo le cose in chiaro. Io... lavoro da sola e non sono alleata con nessuno. Io non ti ho salvato, ho solo disarmato una schiappa. Il fatto che in mezzo ci fossi tu è solo un caso fortuito. Beh, in ogni caso, grazie. Perché l'hai ringraziata? Qualche tempo fa, durante una Royal, lei mi ha aiutato. Non chiedermi perché, ma l'ha fatto. Qualsiasi cosa lei dica ora, io ho un vecchio debito con quella ragazza. Giocheremo davvero secondo le regole, Steph? Per il momento, poi vedremo che succederà. Stavo pensando che siamo il gruppo più numeroso, forse questo ci dà un vantaggio in più. Ma quando rimaniamo soltanto noi, Steph, che si farà allora? Ci penseremo allora, per il momento abbiamo già abbastanza nemici da combattere insieme. Piuttosto il problema è un altro. E cioè? Dobbiamo agire e astuzia. Non possiamo permetterci errori. La vostra gioco è troppo alta. Che intendi dire? È un gioco ad eliminazione, King. Abbiamo giocato altre volte insieme e sappiamo chi manda tutto in malora. Ok, ho capito. Niente colpi di testa. Non commetterò gli stessi errori, promesso. Bravo, Distractor. Sono contento di sentirtelo dire. Occupiamoci degli altri. Baskettaro capo 27, vero? Te conosco, gringo! Il mio nome è Gabriele 17 e durante una royale di 6 mesi fa ha eliminato un certo Felipe Caetano 87, ti ricordi? Elimino talmente tanta gente che non voglio ricordarne nemmeno la metà. Era mio padre, caro. Li avevo, quindi tu essere tipo vendetta? Questa non è una vendetta. La vendetta non ha motivo valido, è una risposta emotiva. Questa è una punizione. E stai bene, fai la tua mossa, gringo. Davvero scorretto. Dovresti chi? Mi prendi in giro, hai capito benissimo. Ascolta, Sole, a me non interessa quello che dice un tizio che non ha nemmeno il fegato di farsi vedere da loro. Noi siamo amici e niente cambierà questo. Insomma... Niente ma, se devo rimanere in questo mondo virtuale, nessun problema. Basta che so che resteremo insieme. Sono lieto di sentirtelo dire. Uccidere te? Ma tu sei un fratello per me, andiamo? Lo sai che comunque gli altri cercheranno di ucciderci? Che ci provino, noi due insieme non abbiamo niente da temere. Già, siamo come due Thor. O due Superman! Già, perché? Beh, a livello di forza, no? Come due Superman. Sì, ma perché non due Thor? Beh, perché Superman è più forte, no? Ma sei serio? Caspita, Superman è Superman, il superuomo più forte del mondo, lo dice il nome stesso. Appunto, uomo è il superuomo più forte del mondo. Thor è un dio. Vero, ma Superman ha battuto degli dei in passato. Ma non erano Thor, lui è il dio del tuono, il guerriero migliore di Asgard. Ti prego. Flagello dei giganti di ghiaccio, figlio di Odino, difensore dei più deboli. Fatto sta che Superman potrebbe prenderlo a calci da mattina a sera. Thor ha battuto Silver Surfer, Adam Warlock e tutta la guardia dell'infinito nello stesso combattimento. Superman ha battuto Doomsday. Ok, Thor è magico. Superman è vulnerabile alla magia, giusto? Andiamo, Superman sarà anche vulnerabile alla magia, ma un modo per sconfiggere alla fine lo trova sempre. No. Non stiamo parlando di un maghetto con la bacchetta magica, stiamo parlando del maledetto dio del tuono. Praticamente è fatto di magia. Se Superman gli dovesse dare un pugno in faccia, la sua mano si spappolerebbe sulla sua mascella. Ma certo che non gli darebbe un pugno, lo farebbe fuori a distanza, con la vista calorifera oppure col soffio di gelo. A parte che il soffio di gelo era un potere del Superman pre-crisis. E poi ti rispondo con una sola parola, criptonite. E quindi? Superman è vulnerabile alla criptonite. E allora? Sai a cosa è vulnerabile Thor? Ah, ma il cavolo di niente. Ok, sai cosa? Non voglio litigare. Sì, hai ragione tu. No, davvero, non voglio litigare per queste stupidaggini. No, perdonami tu, scusa, ho alzato troppo la voce. No, tranquillo, come se non fosse successo niente. Sono felice di sentirtelo dire. Pace? Pace. Bene. Sai chi farebbe a pezzi Superman? Goku! Quel che conta, mi dispiace. No ragazza, a me dispiace. Cominciavo a temere che te ne fossi andata. Non ti preoccupare, non ti lascio solo. Senti, so che avevamo detto di non parlarne, ma cosa? Se dovessimo restare in piedi solo le due... Ah, non ricominciare, te l'ho già detto! Ci penseremo sul momento, ora dobbiamo solo giocare a squadra e restare vivi. Ok, scusa. Sistemeremo tutto, Drake, stai tranquillo. Attenzione! Faresti meglio scappare, ragazza. Sono il migliore del mio corso e mi sono piazzato ottavo a Fortnite Pro Game dell'anno scorso. Mi trema l'orlo della gonna. Dico sul serio, se vieni avanti ti faccio male. Se vuoi che ti dica, sono un tipo curioso. Ma guarda tu, proprio questa pazza mi doveva capitare. Uccellino, lo so che hai finito i colpi, sei a secco, sei stata fortunata stavolta. Io non uccido le persone disarmate. Sto posando l'arma. Risolviamo la faccenda alla vecchia maniera, solo io e te uccellino, niente armi. Sono troppo corretta per farti fuori con un proiettile. Sei gentile, davvero. Purtroppo io non sono così calata. Ma guarda, guarda. Due pellegrini che hanno smarrito la strada. Ma dannazione, è possibile che nessuno abbia ancora ucciso questo tizio? Il tuo gruppo si è ristretto, Steph. Problemi di spazio? In un certo senso è così, DJ. Mi dispiace che sia andata così, amico, ma sei meglio di me come va una Battle Royale. Facciamo così, tu rimetti la pistola nella fondina e noi vi lasciamo andare. Divertente, davvero. Ma amico, non per dubitare dei tuoi modi, ma noi siamo in netto svantaggio numerico. Bang! Sei morto! Pazzesco amico, non ti ho nemmeno visto strade. Per quanto riguarda voi due, so che facevate parte della squadra di Sefiro. A differenza tua, voi avete ancora una scelta. Sono ancora convinto che il modo per uscire da qui non sia ucciderci null'altro, ma aiutarci a vicenda e trovare una strada alternativa. Detto questo, l'idea di sprecare altri due proiettili per voi due non mi fa né caldo né freddo. Quindi, vi unite a me o restate fedeli a Sefiro 77? Pronto a seguire il tuo piano, intrepido leader. Dannazione, l'ho mancata. Mi prendi in giro, tutte e due l'abbiamo mancata. She used to be an iron horse 20 years ago. used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder lighting up the sky. She was a princess of the night. We saw the writing on the wall. She was a princess of the night. I take a ride across the sky. Continua a sparare, io faccio il giro. Va bene. Aspetta, non sparare. Credevo di essere stata chiara. Sì, lo sei stata, certo, molto chiara. Ma ti assicuro, stiamo agendo nel modo sbagliato. Io ho un piano. Lasciami parlare. Se non ti piacerà quello che sentirai, potrai spararmi. 2 minuti. Me ne basta uno. Ti ricordi cosa ha detto quell'hacker? Che ha imparato a resistere alla tempesta. In pratica ha dovuto soltanto piegare le regole di questo mondo al suo volere. E secondo me possiamo farlo anche noi. Questo sarebbe il tuo piano? Sì. Esprimere desideri? Esatto. Ok, ti sparo. No, aspetta. Noi siamo più numerosi di lui. Insieme abbiamo una forza di volontà superiore. Io sono convinto che se ci impegnassimo tutti insieme... Sballerete tutti insieme! Allora non avete capito niente di ciò che ho detto. Io sono un genio! Io sono il più grande genio mai vissuto! Voi tutti non fate neanche un decimo del mio immenso intelletto! È inutile che vi impegnate tanto. L'unico modo per andarsene da qui è restare l'ultimo combattente in vita! È l'unico modo, ne deve restare solo uno. Tu, dannato sociopatico con la sindrome d'onnipotenza. È evidente qual è il tuo problema. Sei solo. Niente amici, niente persone che ti apprezzano, che ti stimano. Hai messo insieme tutto questo teatrino solo perché sei un nerd che ha passato troppo tempo a casa a giocare con la PlayStation. Tu punti il dito contro di me? Tu, il grande DJ_GIOCO? Hai iniziato un punteggio ancora imbattuto su tutte le radiali della stagione 8 e vieni a dire a me che sono un nerd? Io sarò anche un campione di Fortnite, ma ho degli amici, la gente mi apprezza e soprattutto posso entrare in una squadra di Royal assieme a delle persone che mi vogliono bene davvero. Amici, a che servono gli amici quando puoi trasformare il mondo che ti circonda a tuo piacimento? Io posso crearmi gli amici, invece tu sei solo un umano. Già, io sono umano, non un mostro. Come osi? No! Rickeytrevor, eliminalo e potrai tornare a casa. Io sono umano, non un mostro. Tu non hai nessun potere su di me. Cosa? Io sono il boss di fine livello. RICKYTREVOR, cosa sto dicendo? Non mi chiamo RICKYTREVOR. Mi chiamo Riccardo e non ho più voglia di giocare con te. Che sto dicendo? Finiscila, te lo ordino! Smettila Metti là, te lo ordino! Togli quella coppia immediatamente! We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. Oh, we're not gonna take it anymore. We've got the right to choose it. There ain't no way we lose it. This is our life. This is our song. We'll fight the powers that be just. Basta, mettila! Voi avete perso! Dovete sparire! Siete stati eliminati! No, Hacker, noi siamo amici. Tu devi sparire. Ma è una femmina! Beh, è Hacker. Hacker può essere quello che vuole. No, questo è il mio vero aspetto. Voi mi avete umiliata. No ragazza, Hacker o come cavolo ti chiami, hai fatto tutta da sola, ma ora puoi rimediare. Cosa? Come? Se ne frega, non avete una morte di Sì! Dai! Dai killer! Per lui! Dai per lui! Auricolo! C'è un tizio coreano che continua a respawnare. Sì, l'ho visto, sto arrivando. Qualcuno per cortesia può dirmi dove sono le granate, eh? Qui ci sono quelli di Perugia che hanno trovato il lanciarazzi. Tranquilla, sto arrivando. Ragazzi, per le granate. Dove diavolo è finita The Queen Alice? Sono qui con DJ_GIOCO, stiamo cercando il secondo trofeo. Il secondo trofeo l'ho già preso io. Che cosa? Se siamo ancora con le skin base. Parla perché noi abbiamo fatto il cambio più di un'ora fa. Un'ora fa, perché non me l'avete detto? E adesso basta, io smetto di giocare. Per una volta ho bisogno di voi, mi ignorate. Ancora con quella storia delle granate? Non è per le granate, è il concetto. Mi fate sentire inutile, ora smetto di giocare, eh. Tranquillo, dico. Te l'ho presa io le granate. Ah, davvero? Davvero? Bene, grazie. Allora, bene, andiamo.